Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Donne Basket Magazine. Come ogni venerdì sera siamo qui per sviscerare tutti i temi relativi al mondo del basket femminile, mezz'ora insieme per approfondire quello che è successo lo scorso weekend nella terza giornata del campionato di Serie 1, ma anche per proiettarci su quello che accadrà questo weekend, quarto turno del massimo campionato femminile di basket. Per parlare di basket femminile, con me come sempre due ospiti, cominciamo da colui che ci accompagnerà per tutta la stagione, anche nelle telecronache della Serie 1 femminile in esclusiva su Sport Italia. Ben ritrovato, coach Fabio Fossati. Buonasera, bentrovati a tutti. Ed è tornata a trovarci una delle giocatrici che finora sta portando Bronia a un grandissimo inizio di stagione. Ben ritrovata l'ala della Tech Edge Bronia, Alice Richter. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo subito allora andando a vedere in grafica quello che è successo lo scorso weekend e cominciamo dai risultati del terzo turno, un turno che si è completato soltanto mercoledì sera. Visti i due posticipi, eccoli qui i risultati: la vittoria di Venezia nel big match, il primo vero big match della stagione, contro Ragusa 68-47, Broni ha vinto ancora contro Battipaglia 65-58, il successo di Umberti del Subigarano 78-63 e poi Schio ha vinto piuttosto facilmente contro La Spezia 97-54, Lucca ha battuto Torino 69-55 e poi San Martino, la sorpresa forse di questa giornata, contro Napoli 73-63. Le ultime due gare sono quelle che si sono giocate mercoledì sera, posticipate in seguito al recupero di sabato scorso della gara fra Napoli e Lucca. Vediamo anche la classifica, perché è una classifica che comincia un po' a delinearsi, anche se sono state giocate soltanto tre giornate. Schio, Venezia e San Martino sono le uniche tre squadre che sono rimaste a punteggio pieno. Poi abbiamo Ragusa, Broni e Lucca che sono le principali inseguitrici. Napoli, Torino e Umbertide ferme a quota 2, Vigarano, Battipaglia e La Spezia ancora a secco di punti dopo tre turni di campionato. Andiamo a vedere allora anche le immagini di alcune delle gare disputate fra lo scorso weekend e mercoledì sera. Nel prossimo servizio riassumiamo quello che è successo nella terza giornata. Un turno che si è concluso con la vittoria di San Martino in casa contro Napoli e con Torino che fino all'ultimo ha provato a resistere all'egemonia di Lucca. Ma questo è solo recente passato, un turno, il terzo di Lega Basket Femminile, che non ha lasciato molto al caso e nemmeno ai punti in tabellino. Le sfide di questa giornata hanno messo di fronte degli scontri interessanti che hanno portato però a una selezione di punti e giocate. Non si è risparmiata Venezia, che contro Ragusa ha dato il meglio di sé, vincendo al Taliercio 68-47, portandosi in testa al pari con Schio, che nella stessa serata ha battuto la neopromossa La Spezia 97-54. Una bella sfida è stata quella tra Umberti e Vigarano, con le Umbre pronte al riscatto dopo un avvio in salita, e la prima migliore occasione per rifarsi era proprio quella contro le Emiliane, presa e portata a casa con conseguente schiodo dalla zona 0 punti, ora occupata proprio da Vigarano in coabitazione con Battipaglia e La Spezia. Un turno con risultati sicuramente molto interessanti. Intanto si è giocato il primo big match della stagione, il primo confronto fra due delle quattro big, delle squadre che l'anno scorso hanno dominato il campionato, con la vittoria di Venezia su Ragusa e poi il successo importante nel recupero di mercoledì sera di San Martino su Napoli. Insomma, Fabio, comincia a delinearsi un po' la classifica. La sorpresa in positivo finora forse è San Martino, che rimane imbattuta e che ha superato Napoli. Sorpresa in negativo forse proprio la Diche, che però ha avuto problemi di infortuni e anche quelli che conosciamo legati al palazzetto. Diciamo che in questo momento il nord-est la fa da padrone, no? Fa sensazione, non a livello di risultato, la partita fra Venezia e Ragusa. Ci poteva stare un passo falso di Ragusa, ma non così in termini così evidenti, no? A microfoni spenti dicevamo che probabilmente il problema di Ragusa in questo momento è quello di assemblare bene le nuove straniere. Aver perso una giocatrice come Branson sicuramente negli equilibri della squadra conta tantissimo. Poi per quanto riguarda Schio, ma niente di nuovo. Invece molto contento, perché io sono un tifoso di San Martino di Lupari, perché sicuramente è una squadra interessante, una squadra che è cresciuta attraverso un progetto, come del resto anche Venezia. E penso che faccia sensazione, sì, ma non troppo, perché dietro c'è sicuramente un grandissimo lavoro di coach Larry. Io lo chiamo Larry perché è un carissimo amico. Alice, per voi un avvio di stagione sicuramente positivo, due vittorie su tre gare, soltanto la sconfitta in trasferta sul campo di Ragusa, però avete debuttato in casa domenica, avete vinto contro Battipaglia. Insomma, per una neopromossa come voi non poteva cominciare meglio la stagione. È cominciata molto bene la nostra stagione, sono molto contenta dell'approccio che abbiamo avuto in queste due gare, soprattutto sono molto contenta di come abbiamo dimostrato che possiamo lottare, possiamo vincere, possiamo giocarcela comunque nelle partite importanti.
È anche vero che la nostra fortuna sono i nostri tifosi, che non smetterò mai di ringraziare, perché hanno avuto un impatto stratosferico sulla partita con Battipaglia, perché hanno creato una coreografia, hanno creato un'atmosfera che ci ha aiutato tantissimo e che tutte le volte ci sprona a dare sempre il mille per mille. Quindi, abbiamo visti sullo sfondo, li vediamo anche qui proprio in queste immagini. Sì, sono veramente... Abbiamo fatto il sold out che era già pronosticato, perché visto che comunque a Lucca ci hanno seguiti in molti, stiamo dimostrando che oltre come squadra noi di ragazze, anche Broni sta veramente dominando a livello di tifo. Fammi fare, perché prima abbiamo parlato delle prime tre, sì. Però secondo me, non tra parentesi, la grande sorpresa di questo inizio di campionato è proprio Broni. Voglio dire, se facciamo per esempio un feedback rispetto a quello che è stata la passata stagione, dove si è retrocessi con 14 punti, io penso che il loro obiettivo forse sia quello di mantenere la categoria. Insomma, sono già quasi a metà strada. Loro di strada ne hanno fatto veramente tanto. Sì. Questo risultato contro Napoli è stato un grande risultato. Aver battuto Battipaglia è stato un altro grande risultato. Per cui, insomma, tanto di cappello a una società che sta lavorando bene, che di solito ci sono delle difficoltà venendo come neopromosso, però loro stanno facendo veramente un grandissimo lavoro. Abbiamo citato San Martino e la vittoria del Fila su Napoli come uno dei risultati più importanti di questa giornata, visto che San Martino è rimasta a punteggio pieno in vetta alla classifica. Andiamo a sentire allora le dichiarazioni nel post partita dei due coach dopo il successo del Fila sulla Sacces Napoli, coach Abiniente e coach Nino Molino alla sua seconda gara dopo il subentro a Richini. Sentiamo. Siamo molto contenti di questa ennesima vittoria con una buonissima squadra, e l'abbiamo messa in difficoltà, in particolare nella loro rotazione, chiaramente con Gray che ha avuto qualche difficoltà di falli, loro sono andati in ulteriori difficoltà perché essendo molto corti hanno evidentemente preso delle decisioni che magari a inizio partita non volevano prendere. Però noi siamo stati bravi a fare una buona partita, a correre per più di quanto pensassi. Purtroppo ci siamo un po' fermati nel quarto, avremmo dovuto continuare a correre, ma le energie erano quelle che erano, per cui la squadra è stata brava anche a controllare in modo sufficiente la partita. Ma sicuramente non è stato facile, per i meriti di San Martino che ha giocato bene, ha avuto un approccio decisamente migliore di quello nostro, siamo andati subito sotto, poi abbiamo avuto un buon momento quando siamo rientrati in partita e siamo andati per la prima volta in vantaggio. In quel momento il terzo fallo di Gray ci ha penalizzato e poi negli ultimi due quarti avremmo potuto fare qualcosa in più se Gray fosse rimasta in campo e non avesse giocato 18 minuti, visto e considerato che nei 18 minuti in cui ha giocato è stata la nostra migliore realizzatrice. È chiaro che siamo in un momento di difficoltà per le tante assenze, per la mancanza di impianto dove allenarci e dove giocare, però dobbiamo essere ottimisti, guardare avanti, recuperare qualche giocatrice, inserire Onti che abbiamo tesserato da poco, e quindi quando saremo al completo e avremo un impianto dove allenarci, sono convinto che la squadra potrà esprimere una buona pallacanestro sicuramente migliore di quella offerta oggi. E Coach Molino ha anticipato una delle notizie importanti della settimana, l'ingaggio da parte della Sacces Napoli dell'ex Schio Onti, giocatrice che sicuramente potrà dare una grossa mano a una Napoli in questo momento condizionata anche dagli infortuni, quello di Pastore che ha ancora qualche problema e quello di Gemelos che ha saltato, che è fuori in questo momento anche lei perché è infortunata. Insomma, Fabio, una Napoli che non ha cominciato benissimo, però riavrà le giocatrici infortunate, avrà il rinforzo importantissimo di Onti e si spera riavrà presto il suo palazzetto anche. Ma io penso che al di là del discorso del roster delle giocatrici, sicuramente la firma di Onti è un grande passo avanti per assemblare bene questa squadra. Immagino le difficoltà di una squadra che è costretta a girare per la provincia o per Napoli. Io ho allenato a Napoli, so che ci sono queste difficoltà, però sai, quella era una società che aveva proprio come fiore all'occhiello il fatto di avere un palazzetto suo. Vedersi privata di una casa, al di là dell'aspetto proprio pratico, è una mazzata dal punto di vista proprio emozionale.
E io credo che sicuramente ha influito molto. Penso che nel momento stesso in cui risolveranno questo problema, nel momento stesso in cui Nino Molino avrà a disposizione tutto il roster, quindi la possibilità di allenarsi con continuità, sicuramente Napoli risalirà, anche perché Napoli è una squadra costruita per far bene e soprattutto io credo che abbiano un grande obiettivo, sicuramente far dimenticare l'anno passato. Alice, voi ambite a essere una delle sorprese di questo campionato, come in questo momento siete, ma come anche San Martino. Può essere secondo te il Fila la squadra che, come vediamo dalla classifica, adesso è imbattuta, ma può inserirsi in questo quartetto di squadre che sulla carta sembrano destinate a essere ancora dei padroni del campionato? Se continua a giocare nel modo in cui sta facendo, credo proprio di sì. Credo proprio che possa tranquillamente rientrare tra le prime quattro, o se non immediatamente tra le prime quattro, tra le prime sei, con molta tranquillità. Perché hanno un gioco molto, molto fisico, molto, molto forte. Giustamente Coach Abbignente stava rimproverando le sue, dicendo: abbiamo smesso di correre a un certo punto. Questo significa che anche sopra di magari 20 punti lui vuole che loro corrano all'estremo, ed è una cosa, un input molto importante da ricevere da parte di un allenatore, e ti fa capire che tipo di basket voglia giocare. Abbiamo parlato anche del big match fra Venezia e Ragusa come forse il primo vero test della stagione per due delle squadre che sono considerate fra le protagoniste di questo campionato. Abbiamo accennato alla vittoria di Venezia. Ascoltiamo le parole nel post partita del playmaker dell'Umana Venezia, Deborah Carangelo. Siamo felici di aver battuto Ragusa, che è una delle squadre più forti del nostro campionato. È stata sicuramente una partita non facilissima, ma noi siamo state aggressive e in difesa ci abbiamo messo tutto e alla fine abbiamo portato a casa la partita. E loro sono fisiche, anche rispetto a noi sono molto più fisiche, però noi non abbiamo subito, anzi ci ha dato la forza per portarla a casa. Siamo felicissime, comunque manteniamo la calma perché è una delle, cioè è solo la terza partita di campionato. Adesso questi due punti ci permettono comunque di rimanere prime in classifica, però la strada è lunga, il campionato è lungo e dobbiamo comunque stare con i piedi per terra. Siamo felicissime perché alla fine abbiamo vinto con tanto pubblico ed è quello che volevamo. Così dimostriamo alle persone che ci siamo anche noi, che è anche bello vedere il basket femminile. Siamo felicissime, grazie a tutti, grazie ai nostri tifosi per il tifo, perché vi abbiamo sentito veramente tanto, grazie. Sembra una bella iniziativa il Rayer Day con Venezia che fa giocare nello stesso giorno prima la femminile e poi la maschile, per giustamente far conoscere anche i tifosi che non seguono il basket femminile il fatto che c'è una squadra femminile a Venezia e che sta facendo molto bene. Parto da Alice, che ha giocato a Ragusa e che recentemente ha affrontato Ragusa proprio con Broni. Sei sorpresa della caduta della passa all'acqua a Venezia oppure ti aspettavi comunque un'Umana così forte? Ma io sono sorpresa perché comunque Ragusa aveva sempre dimostrato in questi anni di avere un gruppo, cioè di riuscire a formare un gruppo molto, molto presto, no? Anche quando ci ho giocato io, vabbè che c'erano le italiane dell'anno precedente, della 2, però l'intesa anche con le straniere si era creata subito. Quest'anno sono rimasta sorpresa perché la sensazione che ho avuto è stata quella che Venezia sia molto forte. Mi ricordo che prima di entrare in palestra, io prima della mia partita, guardavo un po' di gara tra Venezia e Ragusa e notavo proprio la fisicità delle giocatrici di Venezia. In particolare ho un flashback di un uno contro uno di Aston Durr su Ruzicova e non c'è stata soluzione per Aston Durr, perché Ruzicova era molto molto fisica. Questo è molto importante, perché ritorniamo poi a tutto quello che ho detto prima, che ha detto Coach Abbignente anche sul fatto di correre, di essere fisici. Quando si fa una pallacanestro così fisica è difficile poi contrastarla, ed è un po' quello che è successo a noi andando a Ragusa. Vuoi che loro erano la prima partita in casa e tutto quanto, però noi abbiamo incontrato una squadra
nettamente più fisica rispetto a quella che poi ho visto domenica contro Venezia. Però Fabio, il problema, se vogliamo, problema di Ragusa è il fatto di aver cambiato tanto rispetto all'anno scorso, di dover inserire tante giocatrici nuove, cosa che per esempio Schio deve fare meno rispetto a Ragusa. Può essere questo un handicap che magari penalizza Ragusa soprattutto nella prima parte del campionato e la porta un po' in rincorsa verso la fine della stagione? Ma sicuramente quando tu tocchi, cambi, devi inserire, come ho detto anche prima, giocatrici straniere nuove che sono, hanno un'alta valenza all'interno di una squadra, devi avere pazienza, devi avere pazienza. Penso che il lavoro di Lambruschi sia in questo momento proprio quello di cercare di assemblare la squadra, di portarla così ad arrivare nel momento cru del campionato nel miglior modo possibile. Permettimi una riflessione, mi è piaciuta Carangelo, ha detto esistiamo anche noi, anche perché in questo momento se tu guardi la classifica della Serie A1 maschile, Venezia è una delle squadre maschile, è una delle squadre in difficoltà, dice oh, noi ci siamo e siamo primi in classifica. Grandissimo messaggio. Grandissimo messaggio e bella iniziativa a quel punto di mettere insieme la partita della squadra femminile nello stesso giorno, subito prima di quella della squadra maschile. In vetta alla classifica c'è anche il Famila Schio campione d'Italia, che ha superato piuttosto agevolmente lo scorso weekend la squadra di La Spezia. Sentiamo le parole nel post partita del coach della Cari Spezia, Marco Corsolini. Ma effettivamente i primi 7-8 minuti, finché abbiamo giocato quintetto contro quintetto, ovviamente loro sono di un'altra categoria, però noi la nostra partita la stavamo facendo, abbiamo eseguito anche alcune cose fatte molto bene. E difensivamente invece ancora troppi errori, troppe imprecisioni. E dopo, quando noi, la nostra squadra di 6-7, facciamo pochi cambi, loro invece hanno una profondità infinita, fanno tanti cambi, noi manchiamo di lucidità e lì diventiamo meno precisi in tutte le cose, cominciamo a eseguire molto meno. Una vittoria, se vogliamo, scontata come da pronostico, quella di Schio su La Spezia, magari non tanto scontata, è stata invece quella di Broni su Battipaglia, 65-58 il punteggio finale. Ricordiamo che eravate senza Bratka, senza Erika Pavia, quindi comunque con una squadra ancora fortemente rimaneggiata. Dove può arrivare questa Broni? L'obiettivo è la salvezza oppure pensate anche a fare qualcosina in più? L'obiettivo rimane la salvezza, ci tengo a precisarlo. È ovvio che strada facendo può succedere di tutto, se ci rendiamo conto magari di aver avuto delle aspettative troppo basse rispetto a quello che è il gruppo, e l'obiettivo spero possa cambiare, perché punti sempre al più in alto possibile ovviamente, no? Però l'obiettivo rimane la salvezza. Ripeto, sono molto contenta di come ci stiamo approcciando alla partita, perché anche noi non siamo fortunate, perché venerdì prima della partita o giovedì prima della partita contro Battipaglia Didi si è scavigliata, Amber aveva un'infiammazione al ginocchio, tutta una serie di cose, quindi anche noi non è che siamo proprio al pieno della forma al 100%. Se non essendo al pieno della forma riusciamo a essere ad avere questo impatto, ben venga, voglio vedere cosa succederà quando anche noi saremo al top. Tu sei una veterana, hai già giocato più volte in A1, ma l'impatto della squadra, il passaggio dalla 2 alla 1 come è stato? Forse meno traumatico del previsto, visti i primi risultati, ricordiamo la bellissima vittoria della prima giornata contro Napoli e adesso questo secondo successo di domenica. È stato, ma secondo me l'abbiamo sentito meno perché oltre, vabbè, io ho fatto un po' di presenza, sì, in A1, veterana è un parolone, perché se penso alle veterane vere io sono una poppante fondamentalmente, però ci sono anche altre mie compagne di squadra che avevano già giocato, quindi ci aspettavamo molto l'impatto del cambio di categoria. Ecco, a vedere questa immagine io mi emoziono sempre. Quindi, niente male come sì, coreografia. Ci aspettavamo molto il cambio di categoria. Comunque il nostro allenatore ci avvisava, ci siamo allenate più forte, abbiamo cambiato comunque un po' qualcosina rispetto all'anno scorso, però l'impatto è stato relativo, lo sapevamo che sarebbe stata più difficile.
Vediamo in grafica adesso quello che è stato il migliore quintetto dello scorso weekend. Come ogni settimana vi facciamo vedere quali sono state le giocatrici che hanno fatto meglio in termini numerici la settimana precedente. Questo è il quintetto con come guardia Ashley Fontanette di Venezia, 18 punti, 5 rimbalzi, 4 assist nella vittoria su Ragusa. Megan Maoni, 19 punti, 3 su 3 da 3, 4 rimbalzi e 4 assist nella vittoria di San Martino su Napoli. E poi Chierra Mallard di Umberti, dei 21 punti, 11 rimbalzi, 7 assist nella vittoria di Umberti su Vigarano. Jasmine Bailey, sempre di San Martino, 16 punti, 7 rimbalzi e 2 assist nella vittoria su Napoli. Poi Rashanda Gray di Napoli nella sconfitta con San Martino, 21 punti con 7 su 7 da 2 e 7 su 7 ai liberi. Fabio, direi che abbiamo dei nomi sicuramente di grandissimo spessore. Spicca vedere due giocatrici di San Martino. È chiaro, la bella vittoria contro Napoli ha portato anche delle belle prestazioni individuali. Ma mi hai anticipato, perché guardando il quintetto ideale, pensando che ci sono due giocatrici straniere della stessa squadra, si capisce subito che tipo di prestazione ha avuto San Martino. Io sono un grandissimo tifoso di Mahoney e sono veramente contento che lei possa continuare la sua carriera in Italia. Mi ricordo quando venne i primi anni a Parma, fu il suo esordio in Italia. È una giocatrice che già da allora aveva dimostrato. Il fatto di rivederla di nuovo protagonista sicuramente vuol dire che è in grande crescita e credo che darà una mano molto importante a una squadra, soprattutto a un team, a una città, a un paese che in questo momento qua sta sicuramente vivendo un sogno. Passiamo a presentare la prossima giornata, perché fra poche ore si torna in campo e si torna in campo con un nuovo big match per Ragusa. La possibilità di riscattarsi dopo lo scivolone contro Venezia. Ragusa però affronta in casa Lucca, la finalista dell'anno scorso. Il servizio. Un appuntamento standard, quello della domenica alle 18, quarta giornata di Lega Basket femminile, turno che vedrà il match di cartello in Ragusa Lucca, con le siciliane pronte a riscatto dopo Venezia e le toscane che non si vogliono più fermare, pronte a ruggire anche in mezzo alle aquile. Calendario ancora difficile per Vigarano, che in casa propria ospita Schio, forte dell'ultimo successo contro la Spezia. Servirà una buona prova per le ragazze di Solaroli, già forgiate da un inizio in salita. Per Schio l'ennesima prova di forza, punti importanti in chiave classifica per spiccare il volo. A Battipaglia aspetta un'altra sfida importante contro i Lupi di Coach Abbigniente, pronte a continuare quanto di buono fatto contro Napoli, con le partenopee che dovranno sfidare un Umbertide sulla cresta con grinta e voglia di vittoria. La Spezia ospita Venezia, Torino ospita Broni, due sfide importanti in chiave classifica per definire meglio sia la testa che la coda. E vediamolo in grafica allora il programma del prossimo turno, la giornata numero 4 del massimo campionato italiano di basket femminile. Il big match, l'abbiamo detto, è quello fra Ragusa e Lucca. Napoli affronterà invece Umbertide, la Spezia se la vedrà con Venezia, poi Battipaglia contro San Martino, Vigarano ospiterà Schio e Torino se la vedrà con Broni. Per voi un impegno non facile, però neanche impossibile, direi, a Torino. Ma Torino ha... reduce dell'anno scorso, secondo me ha mantenuto un buon gruppo, ha cambiato qualcosa, però io le temo, devo essere sincera, perché sono una squadra che a me piace molto come modo di giocare e ha due ottime straniere che sono veramente, veramente buone. Andremo, cercheremo di andare il più preparate possibile e consapevoli che comunque ogni partita è una nuova sfida per noi e non dobbiamo assolutamente abbatterci ad avere timori di nessuno. E allora in bocca al lupo a Broni e a Alice Richter per il resto della stagione. Grazie, grazie per essere stato con noi oggi. Grazie. Grazie anche a coach Fabio Fossati, che ritroveremo grazie nelle prossime settimane per tutta la stagione grazie di Serie 1 femminile su Sport Italia. Vi lasciamo con una clip dedicata al prossimo grande impegno della nazionale italiana, che il 19 novembre a Lucca affronterà la Gran Bretagna in un match cruciale per la qualificazione ai prossimi europei. Allora tutti a Lucca per seguire l'avventura delle azzurre. Grazie al proseguimento con i programmi targati Sport Italia.